Amore, dove stiamo andando? A catechismo. Oggi è il tuo primo giorno di catechismo. Come ti senti? Emozionata? Eh? Sì? Dai, allora andiamo e poi mi racconti com'è andata. Poi ci vediamo in chiesa, eh? Buongiorno, ho portato Anastasia a catechismo. Oggi è il suo primo giorno di catechismo. Però era contenta, vero? Sì, voleva andare. C'erano un po' di bimbi. Ci sono anche i bimbi grandi che fanno la domenica il catechismo. Sì, quelli un po' più piccoli di te, ma un pochino più grandi di lei, la via di mezzo. Quindi suppongo che dall'anno prossimo Anastasia faccia catechismo sempre la domenica, il che diventa veramente, veramente difficile da gestire. Comunque, come stai? Stai bene? Hai aperto il tuo giorno numero 3, oggi è il 3 dicembre, eh? Eccoci qua, benissimo. Vuoi far vedere cosa hai trovato? Vediamo un po'. Questo è tipo per gli occhi, Eh sì, color scuro però, è un una trucco sì lucina. per gli occhi. Ascolta Vanessina, ti devi preparare, dobbiamo andare a messa perché tra un po' Anastasia finisce e ce la ritroviamo in chiesa, eh? Ah sì. Quindi hai voglia di fare colazione? No. Niente? Sei sicura? Guarda che poi fino a mezzogiorno non mangiamo più. Ok, allora preparati, va bene amore? Così poi andiamo a vedere Anastasia in chiesa. Ci sarai anche tu. Ma amore, metti le scarpine che sono le 10:10, che magari se riusciamo vediamo anche uscire Anastasia. Ma Anastasia esce adesso. Dieci e un quarto, vai. Andiamo amore, andiamo a vedere se la nostra sorellina è uscita dal catechismo. Secondo me è già in chiesa, boh, può darsi, potrebbe essere. Poi magari no, eh. Dai. Secondo te com'è andata? Bene, no? Ma sì, Anastasia voleva andare, era contenta. Primo giorno, vabbè, sicuramente sarà stato un po' emozionante. Poi ci facciamo raccontare tutto. C'erano le tue maestre e dei bimbi grandicelli, alcuni. Ne ho vista una piccolina. Ma non la conoscevamo. No, non conosco nessuno. Siamo arrivati in chiesa. Penso che Anastasia sia già dentro. E sono le 10:20. Entriamo, prendiamo posto. O Sì, ma vuoi non so se aspettare? si può. Sì che si può. Allora Perché andiamo. non si dovrebbe potere? Allora Andiamo? andiamo. Ciao, come stai? È andata bene. Sei un po' stanca, di la verità. No? Ok. Adesso mi racconti tutto. Usciamo dalla chiesa. Amore, ma cos'è arrivato? Ti è arrivato che cosa? Dimmi. Guarda. Ma dimmi, che cos'è? È un video dove c'è Babbo Natale. Che ti fa gli auguri? Ma sai perché? Perché oggi è iniziato catechismo e quindi Babbo Natale lo sa e ti ha preparato questo video bellissimo. Lo guardiamo insieme. Vai. Ciao Anastasia! Sono così felice di vederti. Ah, io e la mia elfa Vivia stavamo cercando una pagina del tuo grande libro. Penso che un L'ho elfo trovata, birichino volesse guardarla trovata, e abbia grazie. dimenticato di rimetterla al suo posto. Oh, l'hai trovata? Ah, oh, ma guardati! Hai 7 anni, non è vero? E sei così amorevole e gentile con tutti. Che Vero, bello! amore. Sì, ora mettila al sicuro. Anastasia, puoi usare la mia console Polo Nord portatile quando vuoi. Ci piace averti con noi. Abbiamo tante sorprese in serbo per te. Non vedo l'ora Ciao, di ciao Natale. e buon Sì, anch'io. Com'è? Ti piace, amore? Mai visto quanto è buono Babbo Natale? Io Natale? vorrei fare una videochiamata. Con Babbo Natale e magari poi la facciamo, va bene? Proviamo a vedere se ci Ho risponde. schiacciato qua. Senti, ma ascolta, non mi hai ancora raccontato niente di oggi, di stamattina. È stato il tuo primo giorno a catechismo. Hai conosciuto delle bimbe nuove? Come si chiamano? Allora, Aurora, Sì? Camilla, Sì? Viola, Ah. poi non ricordo. Tutte femminucce! Siamo cinque. Mamma, ma siete tutte delle femminucce! Allora, Anastasia e io. Aurora, Camilla, Viola. Manca uno. Vabbè, poi domenica prossima vedremo chi è. Senti, ti sei divertita? Cosa avete fatto? Mi racconti qualcosina perché non ci siamo. Abbiamo parlato. Sì? Avete chiacchierato un po'? Sì, Eh? abbiamo detto Gesù.
Come? Abbiamo parlato di Gesù e del Natale. Ma lui lo voglio. Ma vi hanno dato qualcosina anche da mangiare? Niente, amore? Ok. Ti sei divertita? Sei contenta di aver iniziato il catechismo? Sì. Vuoi continuarlo? E poi siamo andati a messa, vero? Va bene, amore. Adesso, tra poco andiamo a pranzo dalla nonna. Io ho tantissima fame. E tu? Anch'io. Anche tu? Dai, adesso ci prepariamo e andiamo. Hola! Che si fa? Dalla nonna? Giocate? Belline. Mamma mia, perché la pimpa è rossa. Alle bianca è rossa. La pimpa è rossa con i pallini bianchi. Ah, vero, di meno, confusa con la pimpa. Allora dopo andiamo, prepariamo il Natale. No! Siamo venute a fare shopping natalizio. Guardate che meraviglia. Posso dirmi una cosa? Certo. Cosa notate di strano? Vediamo un po' cosa notiamo di strano. L'albero, guardate. È al contrario. Hanno messo l'albero al contrario. Cos'è la stella là? Ma guardate un po'. Innovativo. Ma guardate che bello questo angolino. Stupendo. Ragazzi, guarda qui i regali. Ma non sono tuoi. Scappiamo, scappiamo. Andiamo. Guarda, arrivi sopra. Ma che bellino. Io lo vorrei tanto vero questo cerbiattino. Guardate. Che bello, ecco questo, mi piace troppo. Che bello, adesso andiamo a vedere dove sono, dai. Andiamo a curare l'albero. Sì, è bellissimo, ce l'arrivi sopra. Andiamo, amore, ci stanno aspettando. Bellissimi. Va bene, Anastasia, puoi scegliere qualcosa anche tu. Guarda, no, ma questa... Papino, la mettiamo la cassettina postale natalizia? Fuori, come si fa? Papà ci pensa. Che bellina. E qua cosa c'è? Allora, intanto dobbiamo decidere di che colore facciamo l'albero. Rosso. Rosso, lo vuoi fare sì, rosso? Sì, sì. Non bianco? No. Che bello, guarda. Questo? Guarda, con dentro tutte le gli snack. Sì, non trovo questo. Ah no, Babbo Natale. Sì, tutti e due. Quale volete? Babbo Natale, vero? È lui? Sì. Sei sicura? Sì, è lui. Ah, ok. Allora va bene, prendi Babbo Natale. Costa 34 euro. Guarda. Io li prenderei tutti e due. Prenditi tutti e due, mettili sul carrello. Papi, dai, Ani, prendine uno tu. Papi, costa 34 euro. Dai, anche lì gluce. Se guardate, possiamo mettere il trenino sull'albero di Natale. Che dite? Ti piace l'idea? Si costruisce la pista intorno all'albero e il trenino che ci gira intorno ed è bellissimo. A voi piacerebbe? Sì. No, perché poi non si vedono le lucine. No, amore, le luci ci sono lo stesso. Non lo vuoi? Come vuoi tu, va bene. Diciamo che noi abbiamo anche il gatto che potrebbe comunque farlo cadere perché lo vede girare e gli dà subito una zampata. Allora niente, bocciata l'idea, a posto. Magari ci va sopra. Sì, sì, no, ma se lo vede girare lui cerca di prenderlo il trenino. Allora, compriamo un regalino per Gasper per Natale? Sì, va bene, papà, dai, papà ha avuto una bella idea. Vi ricordate il vestitino per Gasper? Che non camminava? Sì. Non camminava, poverino. Oddio. Andiamo a cercare un regalino per Natale, dai. Che siamo nel posto giusto. Ecco, una bella cuccia così quando viene a dormire in camera nostra. Guarda, c'è anche la copertina questa. Che bellina questa cuccia. Dai, questa qui che è natalizia. Almeno può dormire in camera nostra. Mamma, lo mettiamo magari sul letto e lui dorme insieme a noi. O sotto, per te. Sì, vediamo dove vuole stare. Dici che la usa? Secondo te la usa? Sì. Sì, Ivane? Sì. Speriamo. Stiamo prendendo un recinto che servirà appunto per recintare tutto il nostro allestimento natalizio. Vai a cercare il tuo nome in questi gnomi che si illuminano. Vediamo se c'è il mio. C'è papà super da mettere sull'albero, eh? Si illuminano. QR. Rebecca. Viola. Romina non c'è, ovviamente. Figurati. Viola. No. Di sotto. Anche se. Niente, non ci Viola, sono. Io e il nonno Viola. Ma. Viola. Non ci sono i nostri nomi. Ma nessuno. C'è Anastasia. Impossibile. Ma va, non è vero amore, ti sta prendendo in giro. Siamo entrati nel mondo delle favole. Adesso qua dobbiamo trovare rosso, abbiamo detto. Ok, troviamo qualcosa di rosso. Pensate Gasper quando vede la sua cuccia. Amore. Non lo so, per dormire con la copertina. Poi di sera lo mettiamo sulla copertina. Va bene, certo amore. E la mettiamo addosso. Certo. Allora, rosso e verde? Io direi rosso e verde se troviamo. Che dici? Cosa? Per l'albero di Natale. Allestimento rosso e verde. Okay. Andiamo? Vediamo cosa c'è.
Allora. Di là c'è la vedi? Wow, sì, sì. Andiamo. Brava Anastasia, hai trovato delle palline verdi. Bravissima. Guarda anche verdi ci sono. Bellissimo. Queste sono da prendere, eh. Già questo qui è da prendere, secondo me. Brava. Ah, proprio rosso e verde abbiamo trovato. Però magari di là sono più belle. Eh beh, comincio a metterli sul cesto, poi al massimo li cambiamo. Le rosse sono bellissime. Abbiamo deciso di, per un solo colore, quindi cosa facciamo? Verde. A me piace verde, più che rosso. Guardate che bello. Un solo colore, potete prendere verde quello lì, queste qui. Esatto. Anche queste. Varie tonalità del verde. Allora, l'albero verde è così. A me piace tantissimo, anche rosso è bello, però. Allora, quest'anno facciamo verde, dai. Questa? E il prossimo anno rosso, ok? Io scelgo questa. Va bene. E prendiamo anche tutte le altre palline. Io direi di prendere anche questo gnometto, simpatico. Questo lo vuoi prendere? Poi mi piacerebbe prendere le ghiande. Le ghiande verdi sono bellissime. Vedete, guardate, sull'albero ci sono gli gnomi appesi, le ghiande. Cerchiamo di imitare un po' questo albero, guardate, dai. Anche la candela verde. Profumata verde, vero? Tutto rosso e verde. Bella, trasparente. Però non è chiusa. Prendi due di questi. Due o tre? Fai tre, dai. Ok. Poi, Vane, le ghiande. Questa. La ghianda. E la bottiglia. Perché no? Le prendo io, se no cadono. Un paio di bottiglie. Guardate che belle. Una, bellissima. No, due. Ma anche due, dai. No? Ok, l'alberetto così fatto a mano. E questo? No. Non mi piace molto, ti dico la verità, però se ti piace c'è sì, anche le stelle, tutte e due. Piace? Prendile amore, prendile. Mamma, guardate quante cose belle. Dobbiamo mettere. Adesso prendiamo tutto, che eh. Sì, vai, vai amore. Dove è il carrello? Qua. Però non c'è la stella. Dove? Aspetta amore, un attimo che la troviamo una stella, magari non c'è qua. Ah. Che cos'è? Il glitter. Ah, credevo ti fossi tagliata. Allora, prendiamo anche questi pupazzetti, magari, da appendere. La bambolina? Dai. No. Ciao. Prendo questa. Va bene. E ce l'ha già papà quella, amore. Sicuro? Sì. Siamo arrivati a casa e c'è da svuotare tutto. La cosa che più mi interessa è le prendere. Palline. Brava. Sono le palline di vetro perché sono... una si è rotta. E sono qua dentro? No. Dove sono? Sono nel cartoncino, è vero, la commessa me l'ha messa in un cartoncino che non vedo. Va bene, niente, cominciamo, dai, prendi qualcosa, Vane. Va bene. Cosa c'è, amore? E io sono idea, quando io ho finito i compiti e ora papà è fuori, quando Vanessa non finisce tutti ora, ma io li finisco, tanto Vanessa fa i compiti e poi, e allora noi facciamo la torta. Facciamo la torta e di sera facciamo l'albero, ok? Va bene, amore. No. Va bene, dai. Allora adesso dovete fare i compitini che vi siete già messi in postazione, tranne tu. Vanessa, Vanessa, non ci provare. Guarda che ti faccio la doccia, ti faccio fuori però. Guarda i capelli che si sono impigliati. Gesù ti ha castigato, tesoro. Ma dove? Allora, Anastasia, finiamo i compiti perché solo se facciamo in tempo facciamo l'albero. Noi oggi abbiamo comprato le decorazioni perché abbiamo deciso di cambiare l'albero, di farlo tutto verde, bellissimo Vanessa colore. Ma che domani non si va a scuola e nemmeno... Venerdì non si va a scuola, è festa, yeee! Guardate l'entusiasmo, è solo ed esclusivamente mio! Però venerdì si va a messa perché dobbiamo portare i dolcini e giovedì sera dobbiamo preparare i dolcetti, eh? Facciamo i biscottini a forma di albero di Natale e di Babbo Babbo Natalino? Non credo no. Che... Papà? Però si chiama Babbo Babbo Natalino. Sì, per me sì invece, per te no ma per me sì. E se trovo compro anche i coloranti alimentari così li coloriamo, di verde, di rosso. Guardate. Cosa? Ora vado Anastasia, via. Devi fare i compiti. Vai. Ma ci faccio parte prima. 100 euro. Se fai. Sì, certo! Non se fai i compiti! No, se fai. Ah, sì, sì, dai, vai! No, io tre volte questa la rispondo. Boh, ultima! Ne fate tre! No, due. No, tre. No, due. Allora fatto. Io vi voglio vedere fare i compiti, perché mi sto arrabbiando, Adesso mi arrabbio. Bimbe, papà è andato fuori ad allestire il giardino, dobbiamo andare anche noi. Dobbiamo andare. Andiamo adesso. Per forza. Dopo li fai. Cosa ti devo dire? È andato. Attendiamo. Non hai esitato un attimo, Non un attimo hai esitato, Anche hai. Dai, vestitevi e andiamo fuori. Andiamo a vedere, dai, se papà ha iniziato. Sì.
Hai iniziato? Allora andiamo a dare una mano a papà. Allora, Vanessa, prendi le fascette che sono lì. Ani, tu tieni, prendi che taglio, to. Ani, mi aiuti a tirar fuori l'alberello? Riesci senza romperlo? Ah, va bene, che l'hai tirato fuori, ma che carino è! È bellissimo! Adesso lo mettiamo nel suo vaso rosso. L'abbiamo detto insieme. È bellissimo. Tanto papà William ha realizzato questo bellissimo angolino. Hai visto che bello? Aveva ragione, è vero che tu non volevi prenderlo il recinto, invece guarda. Bello. Adesso mettiamo l'alberello, qualche luce, il Babbo Natale e il pupazzo di neve gonfiabile, sì, vero amore? Sì. Sei contenta amore? Eh? E guardate che belli tutti questi, bellissimi, questi pacchetti rossi stupendi. A che punto siamo? Abbiamo messo le lucine dappertutto, poi dopo le accendiamo, adesso stiamo mettendo i pacchi? No, ah, anche Babbo Natale e il pupazzo di neve, bene, bene, bene. Vedo l'ora di vederlo tutto illuminato stasera, eh? Bellissimo. Fatemi vedere cosa avete messo qua. Oh, ma chissà se Babbo Natale ce lo manda un messaggino. Bellissima, stupenda. Che bello. E qui? No, veramente. Magari il pensiero Babbo Natale arriva, lo metti qua dentro. Può darsi, sai. Era una letterina. Eh sì, è magica. Allora, siamo rientrate a prendere un po' di calduccio in attesa che papà prepari tutta l'illuminazione. Intanto si sta facendo buio, così possiamo ammirare al meglio tutto quello che abbiamo fatto, che è bellissimo, vero Vane? Cosa c'è? Ho fatto. Sì, finite i compiti, bravissime. E così poi andiamo fuori. Ti fa male ancora, Vane? Perché ce l'ho ancora, non è ancora cresciuto un po'. Ma ti fa male il dente che sta crescendo? Sì. Perché c'è ancora la gengiva sopra e quindi quando ti tocca. Tocca il cibo sotto. Lo so. No, Gasper, cerchiamo di far sopravvivere almeno questi, dai. Allora, siamo pronte per vedere il nostro angolino natalizio super illuminato? Sì. Via. Mane, ci sei? Pronti? Vediamo un po'. Non cadete dalle scale. Vediamo un po'. Bellissimo amore, ma vi piace? Un sacco. Ma quanto è carino questo angolino. Proprio bello, bravo papà. Bravo, bravo, bravo. Ma guardate i nostri pupazzotti. Ma che carino che è. E qui abbiamo la mitica buca delle lettere. Io non vedo l'ora di ricevere qualcosa qua dentro. Non rompetela per me. Va bene, adesso andiamo dentro perché è buio, si è fatto tardi. E io apro i regali. No, ma i regali si aprono a Natale, anzi alla mezzanotte tra il 24 e il 25. Cucciole, fa freddino. Vanessa, ti piace? Sì. Molto bello, vero? Scusate. Andiamo dentro che fa freddino. Verde, blu, bianchi e rossi. Esatto. Andiamo? Abbiamo finito di allestire tutto fuori, poi faremo anche l'albero di Natale tutto verde. Però adesso bisogna finire i compiti. Cucciolini, cucciolini, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Ciao!